Ciao a tutti. Allora, e questo video lo facciamo proprio di gusto, okay? Perché va fatto, ogni tanto ci vuole un chiarimento. Qual è l'argomento? Le parolacce. Eh sì, perché insomma mi si fa notare, no, che insomma dico troppe parolacce. Allora mi è stato scritto un messaggio che diceva: guarda, io prima ti seguivo, però adesso dici troppe parolacce, ti seguo più, non mi piaci più. Allora, parliamone di questa cosa. Elemento numero uno: diffidate di chi voglia piacervi e faccia ciò che gli chiedete al fine di piacervi, perché quelli sono dei viscidi di merda. Parolaccia, mi spiace. Sono dei viscidoni, e quei viscidoni vogliono soltanto qualcosa da voi, che può essere anche semplicemente non per forza i vostri soldi, no, può essere la vostra attenzione, perché magari sono disposti a vendersi l'anima, come suol dirsi, pur di avere un seguito e bla 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 bla. Non è che a me non interessi avere un seguito, è che ci sono sempre delle priorità nella vita. A me interessa avere un seguito di persone che siano capaci di ragionare con la propria testa, di avere un proprio moto interiore, e magari sì, a caccia di ispirazione, quello sì, ma non a caccia di un guru, tra virgolette, no? Ecco, allora come puoi capire se sei circondato dalle persone giuste? Beh, sicuramente una delle prime cose è che non ti chiederanno di essere come vogliono che tu sia, ma prenderanno ciò che di buono hai da dare, lasceranno ciò che non gli interessa di te e andranno serenamente avanti per la propria esistenza, che è l'unica che gli interessi. Ma qual è il problema? Che quando vogliono farti diventare come vogliono che tu sia, quando si fanno un'idea di te, questo poi è una cosa che facciamo più o meno tutti, no? Ma si fanno un'idea di te e ci si aggrappano così tanto, ecco, questo non lo facciamo tutti, perché grazie a Dio possiamo anche farci un'idea, ma possiamo anche cambiarla. Ci si aggrappano, ecco, quando ci si aggrappano, poi gli dà fastidio magari di doversi accorgere che tu non fossi come in qualche modo ti avevano disegnato, perché tanto noi proiettiamo sempre sugli altri le nostre aspettative, le nostre, come dire, visioni. E quindi cosa accade poi fondamentalmente? Che ci sono sempre le delusioni dietro l'angolo, perché gli altri si rivelano diversi da come noi pensavamo che fossero. E chi cacchio te lo fa fare a pensare qualcosa? Ma non pensare qualcosa di me, basati semplicemente su ciò che c'è. Ok, allora parliamo delle parolacce. Le parolacce. Parolacce sono una forma espressiva, può dare fastidio, può non dare fastidio, è una forma di comunicazione come tutto il resto. Sicuramente hanno la caratteristica di essere in grado di dare forza a un concetto, però è soggettivo, è tutto soggettivo. Allora ci sono persone che di fronte a una certa volgarità, pur in un contesto intelligente, perché se dici solo parolacce e poi alla fine stai facendo uno sproloquio, se farà ridere qualcuno e magari qualche soggetto che ci si interessa ci potrebbe essere ugualmente, ma in linea di massima a quel punto sei un comico e stai cercando di far ridere. Invece, quando c'è la presenza delle parolacce, per alcune persone è bello, quindi lo apprezzano, perché ricollegano un concetto di essere veri, non essere costruiti, con questa sorta di volgarità che in qualche modo viene lasciata libera. Allora, che succede? Che siamo sempre lì, ognuno in base ai propri parametri
apprezza o non apprezza. Quindi ci sono persone che dicono: oh, che figo, mi piace un sacco come ti esprimi, no? Ma tante me lo dicono: mi piace come ti esprimi, perché sei free, perché sei uno di noi, perché dici un sacco di cose, potresti stare per 10 giorni a parlare e mi lasceresti lì incantato, incantata, però poi quando parli non fai il saputello di sto cavolo. Interessante. Mi piace questo punto di vista, lo apprezzo, perché? Perché poi è abbastanza in linea con quello che vorrei. Sì, detto ciò, c'è gente a cui magari dà fastidio e che, come dire, tollera, perché fa un bilancio, fa un compromesso, dice: guarda, ciò che in qualche modo mi infastidisce del tuo modo, del tuo, della tua modalità, viene compensato dai contenuti. E vabbè, è sempre una, come dire, una questione di compromessi con se stessi, di bilancio, è sempre così. Allora, che succede? Che quando una persona ti dice: oh, io ti credevo diverso, perché poi sostanzialmente quello è il senso del messaggio, ti sta manipolando, ti sta manipolando, ti sta facendo sentire in colpa, ti sta comunicando che tu sei sbagliato e deludente, ti sta dicendo: potresti essere molto meglio di così, sai? Ti stai sprecando. Piuttosto che ti sta dicendo, perché poi l'ambito spiritualoide è uno degli ambiti più bastardi che esistano sul pianeta Terra, perché gli spiritualisti sono le peggio carogne che esistono sul pianeta Terra, giudicanti come delle merde. Proprio, se c'è un posto dove vi dovete parare il culo è nell'ambiente degli spiritualisti, perché sono delle merde false, nascoste dietro ideali buonisti falsi come loro, una roba terrificante. Non tutti, ovviamente, c'è gente vera, c'è gente di cuore, c'è gente non costruita, ma tanti, 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 tanti sono di gomma, e quelli, insomma, se ce li togliamo dalle palle non è neanche così male. Allora, cosa succede? Che secondo me è importante chiarirle queste cose, perché sembrano discorsi quasi, no, superficiali, invece nascondono tanto. Cioè, chi ti fa sentire sbagliato, ti dice: guarda, ti stai lasciando andare, stai prendendo una brutta piega, c'è una deriva, no? Il male si sta occupando di te, ti sta infettando il male, stai diventando cattivo, brutto, cioè, che palle. Tutte ste robe qui, no? Si dovrebbero basare su ben altri parametri, ma ben altri parametri. E invece, siccome tutto questo è vissuto in maniera dozzinale, in maniera infantile, in maniera veramente non strutturata, ok? Cosa succede? Che ti arrivano critiche di questo tipo per cose tipo dici le parolacce. No, ragazzi, veramente non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Non ci siamo, non abbiamo 5 anni, non abbiamo 6 anni, non ne abbiamo neanche 10, personalmente ne ho quasi 50, cioè che una persona mi venga a dire, dici le parolacce, mi fa sorridere, ma davvero. Detto ciò, può essere una critica molto costruttiva, fatta bene, può essere molto costruttiva, però deve essere fatta bene, ci deve essere tutto un altro approccio di cuore che nella maggior parte dei casi non c'è. Mi sono arrivate delle comunicazioni in privato, ma erano diverse perché c'era preoccupazione, cioè c'è una cosa del tipo: guarda, premesso che tu sei una sorgente di luce meravigliosa, ho notato alcune cose, ma stai bene, è tutto a posto. Allora lì c'è uno scambio, lì è diverso, ma lì parliamo, come dire, no, di un discorso da cuore a cuore, una cosa completamente differente. Per la cronaca, non posso stare bene, non posso stare bene, perché sono in dittatura. Se voi state bene in dittatura, non lo considero sinceramente un buon risultato, lo considero una merda. Mannaggia ste parolacce. La considero una merda, perché stare bene in dittatura significa essere degli schiavi che stanno bene nel ruolo degli schiavi. Io non sto bene, io sono profondamente indignato, fremo dal desiderio di cambiare tutto
e vivo una certa frustrazione di fondo perché mi ritrovo circondato da schiavi che, anziché essere pronti a riprendere in mano la propria vita, mi scrivono però usi parolacce, e io impazzisco perché dico: cavolo, che prova difficile che è la vita, che prova difficile che le nostre anime scelgono di vivere / vengono mandate a vivere. È veramente una prova difficile, perché il mondo è in mano ai pazzi, ma non soltanto i pazzi intesi come coloro che ci governano, perché quelli poi così pazzi non sono. Possono sicuramente essere etichettati come cattivi, ma pazzi no, perché hanno i loro progetti, hanno i loro scopi, hanno i loro obiettivi, che sono malvagi, ma almeno ha un senso ciò che fanno dal loro punto di vista. Senso. Se tu sei un pedo satanista, riuscire a portare via i bambini dalle famiglie è un grande risultato, è una roba da festeggiare alla grande, e se ci riesci da un punto di vista puramente strategico, e sei uno che ci sa fare perché hai un progetto, lo sai realizzare. Quindi non è che abbiano la mia stima, perché francamente li appenderei tutti ai lati delle strade per far vedere alla gente che fine fanno quelli con queste attitudini. Ma non li stimo, ma li vedo, li osservo e ne so apprezzare le capacità organizzative, di coesione. Cioè, questi sanno mettersi d'accordo e fare ciò che va fatto. Ragazzi, hanno fermato il mondo. Ragazzi, stiamo girando con la mascherina di sto cavolo, ce l'ho qua, vedi, la mascherina in mezzo alle palle, per non prendersi multe anche molto pesanti da parte di chi? Di persone come noi, perché forse l'ordine sono persone come noi che prendono stipendio del cacchio e in base a quello sono, come dire, no, asserviti a questi poteri. Allora, questo discorso, qual è il vero punto che vorrei trattare? Al di là del fate attenzione a queste persone che vi dicono queste cose perché vi stanno cercando di manipolarvi, insomma, né più né meno. Quello che è veramente importante è che voi vi rendiate conto che riuscire ad essere se stessi, qualunque cosa significhi, fottendosene completamente del giudizio altrui, tanto non puoi piacere a tutti, questo ficcatevelo in testa, non puoi piacere a tutti, fottendosene del giudizio altrui, ti permetterà di avere relazioni sociali vere. Cioè, avrai poche persone vicino, ma quelle poche, tranquilli, che sono persone con cui si può stare bene, si può vivere un'esperienza costruttiva. Chiaro, c'è il business di mezzo, se stai lavorando hai bisogno del seguito, ci sono le persone che, come dire, no, vogliono guadagnare, quindi serve tanta gente, tutti i discorsi che io posso capire benissimo facendo l'operatore olistico e proponendo un servizio alla gente quando potevo lavorare, perché allo stato attuale quello che ci tengo a dire è che come operatore olistico non puoi offrire un buon servizio, non puoi, se ti vendi commercialmente, perché la persona con cui tu lavori deve essere una persona che si affida davvero a te a livello di scambio profondo, oserei dire animico. Si percepisce se quello di fronte a te è di gomma, è finto, è artificiale, e non si raggiunge un vero profondo livello di abbandono che è indispensabile per poter poi essere aiutati. Quindi cosa succede? Che io dico le parolacce, questo è risaputo, e guarda un po', quando mi permettono di aiutarle le persone, i risultati sono straordinari, sono veramente straordinari. E non voglio dire che le persone che partecipano tanto alle mie attività ottengano risultati straordinari, perché qualcuno strappa un granellino di sabbia alla volta e nulla di più. Ci sono persone che partecipano pochissimo, e quando ricomincerò un giorno, Dio voglia che si possa ricominciare, questo ripartirà come discorso, partecipano pochissimo, ma quando partecipano è magia. Perché? Perché sono persone che
arrivano da me senza questi muri, questi filtri, queste strutture, questo giudizio. Arrivano da me a cuore aperto dicendo: guarda, ti prego aiutami perché ho un problema, non riesco a risolverlo. E uno come me ti può aiutare, lo può fare, gli strumenti ce li ha, a patto che ci sia una vera corrispondenza. E quindi questo cosa significa? Che io non posso aiutare tutti, non posso, non posso aiutare tutti. Se io volessi aiutare tutti, dovrei necessariamente fingere di diventare un prodotto commerciale, ok? Non può funzionare in quel modo lì, per una questione di risonanza, per ragioni molto complesse. Quindi, cosa sto dicendo? Che io le parolacce continuerò a dirle. Ma se questo meccanismo cambierà, io non le dirò più. Ma non perché voglio farmi bello agli occhi di chi mi critica. Se cambierà, sarà perché cambierà qualcosa dentro di me. Boh, cambierà? Non lo so, scopriamolo, viviamo. C'è ancora tanto da fare. Quindi concludo davvero, perché adesso sta diventando ridondante, non ha senso continuare all'infinito a ripetere le stesse cose. Voglio concludere dicendo una cosa secondo me veramente importante. La parolaccia ce l'ha una funzione, che è quella di sottolineare con forza un concetto, che è quello di rendere all'altro la rilevanza emotiva, la rilevanza emotiva negativa, è ovvio negativa, perché la parolaccia può anche rientrare in un dialogo positivo in termini giocosi e scherzosi, però qui si sta parlando di quelle parolacce collegate alla rabbia e ai moti di denuncia. Allora, quando c'è questo rafforzativo della parolaccia, è utile, è molto utile per far capire alle persone di quale intensità si stia in qualche modo cercando di, come dire, trasmettere il messaggio, no? Di quanto sia intenso il messaggio. Allora, se la parolaccia è un problema in un contesto sociale come quello in cui stiamo vivendo, dove degli autentici figli di puttana vogliono portarvi via i figli, perché forse voi non avete capito che questi vogliono, nel momento del, cioè nel periodo scolastico, questi vogliono creare le condizioni per cui come dire, scusate, c'è una manovra delle balle da fare perché c'è un camion in mezzo alla strada, voilà. Allora, dicevo, finisco la manovra e torno a parlare a voi. Meglio che io guardi la strada, grazie. Ok, mi hanno risolto il problema. Dicevo, se non avete capito che queste persone stanno organizzandosi per prendere i vostri figli e rilevarne continuamente i parametri vitali, in particolare la temperatura, a scuola, con le mascherine, col distanziamento sociale, con tutti i disastri comportamentali che possono venire fuori da una situazione di questo tipo. Nel momento in cui la temperatura sarà superiore ai 37,5, non chiameranno voi, chiameranno dei servizi preposti a valutare la situazione, cioè prenderlo, vostro figlio, portarlo via in un luogo adatto e valutarlo. Nel momento in cui vi dovessero dire vostro figlio è positivo, quel bambino, che è vostro figlio, quindi in teoria dovrebbe essere carne della vostra carne, guai a chi provi a mettersi fra di voi, ecco, vostro figlio non lo vedete più. Non si sa fino a quando, perché è infettivo, è pericoloso, ci pensiamo noi a gestirlo. Voi non vi preoccupate, ma non potete vederlo, ok? Questo è quello che stanno programmando. Bibbiano, in confronto, era il paradiso dei bimbi. Bibbiano, in confronto, era niente.
quello che stanno organizzando nasce da organizzazioni pedosataniste che governano il mondo intero. Voi non avete capito in che inferno noi stiamo andando a finire, ed è per questo che non venite in piazza a ribaltare tutto, che non dite le parolacce, eccetera, 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 perché non avete capito cosa sta per accadere. E se non accadrà, sarà grazie a persone come me, che considerano quei figli di puttana dei figli di puttana, che li definiscono dei figli di puttana e che fanno tutto quello che è in loro potere per impedirgli di portare avanti i loro loschi progetti. Lo faccio per me stesso e lo faccio per i vostri figli, perché io non ne ho, paradossalmente, io paradossalmente non ce li ho, e sono molto preoccupato per i vostri figli, forse più di quanto lo siate voi per i vostri stessi figli. Rifletteteci su questa cosa. Quindi sono incazzato, ma non avete idea di quanto. E questo fa di me un non spirituale? Se pensate questo, non c'è nessun problema, ma proprio nessun problema. Vi togliete dai coglioni, andate a fare gli spirituali giudicanti da un'altra parte e lasciate che chi si sta occupando del bene nel mondo continui a farlo, ok? Ciao a tutti, perbenisti e non.